Ciao a tutte ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi volevo fare un video sit down, relax. E volevo fare un video che non ho mai visto su YouTube. Cioè magari c'è ma io non l'ho visto e secondo me sarebbe molto utile. Cioè io lo guarderei. Ed è il 10 modi per viaggiare rilassati. Ho deciso di fare questo video perché io odio viaggiare in aereo. È una cosa che mi mette tantissima ansia. E io viaggio tanto, cioè viaggio spesso per hobby, a volte per lavoro. E quindi ho cercato nel corso dei mesi e degli ultimi anni di accumulare dei trucchetti, dei metodi, anche su consiglio di Riccardo, su come stare più tranquilla. E quindi ho deciso di condividerli con voi. Prima di iniziare però, se ancora non siete iscritti al canale, mi raccomando iscrivetevi cliccando il tasto subscribe qui sotto, mi raccomando. Lasciate un pollice in su a questo video e passate a seguirmi nella mia pagina Instagram che è elisabetta_pistoni. E come al solito trovate tutti i link sotto nell'info box. Detto questo, iniziamo! Allora, la prima regola per quando si viaggia in aereo, secondo me, è quella di scegliere l'outfit giusto. Per me viaggiare non significa vestirsi in modo fancy, super particolare, elegante, ma significa comodità. Se non volete andare in tuta da ginnastica, quello che vi consiglio io è un paio di pantaloni elasticizzati, jeans elasticizzati o dei leggings, però non con la maglietta quella corta fino a qua e il sedere di fuori, no? Dei leggings con magari una felpa più lunga e delle scarpe da ginnastica o delle ballerine comode, perché sia che dobbiate fare un viaggio da un'ora a un'ora e mezza o due, sia che dobbiate fare un viaggio di 10 ore, il segreto è quello di rimanere più comode possibile, sia quando siete in aeroporto, visto che poi dovete passare i gate, vi fanno svestire, togliere, eccetera, sia proprio quando si è in aereo. Il secondo consiglio, e mai dimenticarlo, è quello di, anche se estate, tenere sempre una felpa o un maglioncino dentro la borsa che vi portate a mano, perché in aeroporto c'è sempre aria condizionata, fa sempre freddo in aereo, quando proprio siete dentro l'aereo, sia d'inverno che in estate fa sempre freddo, quindi è sempre meglio tenere un maglioncino per evitare di stare male tutto il viaggio. Un'altra cosa che a me personalmente tranquillizza molto è ascoltare musica. Infatti quando viaggio in aereo non dimentico mai gli auricolari e il cellulare e mi sono memorizzata su Spotify alcune playlist che mi calmano quando viaggio. Se siete particolarmente agitate, un altro consiglio che vi do è quello dei fiori di Bach o delle gocce calmanti. Io in genere prendo i fiori di Bach, che sono delle gocce calmanti che si possono trovare in farmacia. Sono delle goccine che ti fanno rilassare, le danno anche ai bambini, o se no, se proprio avete bisogno di rilassarvi proprio molto, anche delle gocce di melatonina. È quello che faccio io, poi dovete sentire un po' il vostro farmacista o qualcuno che vi consigli qualcosa di naturale che aiuti un attimo a vivere il viaggio in modo più sereno. Un'altra cosa che poi mi ha rivoluzionato la vita è non avere più il biglietto cartaceo. Mi salvo tutti i biglietti su Apple Wallet, che è fantastico per salvare tutti i biglietti aerei e tenerseli a portata nel cellulare, e sono quasi sicura che ci sia la stessa cosa per Android se non avete Apple. Altra cosa fondamentale, in aeroporto, almeno me, faccio sempre fatica a trovare dei posti comodi che abbiano le prese per caricare il cellulare. A volte le prese non ci sono, soprattutto vicino ai gate, cioè ci sono tutte le sedie, ma le prese sono magari in fondo dall'altra parte del terminal. Insomma, io faccio veramente fatica a trovare le prese di corrente, quindi è fondamentale avere un battery pack. Io sono fortunata perché ho una valigia fantastica che mi hanno regalato, che vi avevo fatto anche un video qualche tempo fa, che è Away, che ha il battery pack incorporato proprio nella valigia. Quindi per me è davvero fantastico. Un'altra cosa che ho iniziato a fare ultimamente, che Ricky la fa sempre e mi dice ma perché non l'hai iniziato a fare prima, è mettersi in fila all'ultimo prima di entrare in aereo. Cioè io sono una persona talmente ansiosa che oltre ad arrivare 3 ore prima in aeroporto, cosa che tante volte non serve a meno che non avete aerei insomma importanti e dovete fare un volo transatlantico di 800.000 ore, arrivavo al gate e appena era l'ora che era scritta che iniziavano a imbarcare o appena iniziavano a dire fra poco imbarcheremo, bam, mi fiondavo in mezzo a tutta la gente. Poi come al solito state lì in piedi almeno 40 minuti, un'ora ad aspettare, poi una volta che vi controllano il biglietto vi fanno aspettare ancora, dovete salire nei bus perché in Italia ci sono ancora i bus e dovete aspettare altri 10 minuti, un quarto d'ora, poi casino per entrare in aereo perché quando entrate in aereo dovete aspettare perché la gente deve mettere sulle valigie, si forma la coda. Secondo me questo crea un'ansia e una stanchezza inutile. Quindi io cosa faccio? Mi metto seduta, tranquilla, comoda davanti al gate. Quando iniziano a imbarcare io sto seduta, tranquilla, comoda davanti al gate.
quando vedo che c'è tantissima fila rimango seduta comoda davanti al gate, e quando mancano tipo 10 persone io con nonchalance mi metto in fila e non devo aspettare mezz'ora in piedi. Ormai con tantissime compagnie aeree ti imbarcano di default la valigia come Ryanair, quindi per me non è un problema doverla aspettare e prenderla nell'aeroporto di destinazione. Preferisco vivere con tranquillità la partenza e poi quando scendo dall'aereo, anche se devo aspettare un quarto d'ora per la valigia, lo preferisco. Quindi è una cosa che mi ha davvero veramente svoltato. Ho deciso che non farò mai e poi mai più una fila in aeroporto in vita mia, mi metterò alla fine. Tanto il vostro posto ce l'avete, nessuno ve lo ruba e secondo me vi liberate di un sacco di ansia e stress inutile. Collegato al consiglio che vi ho dato prima, portatevi sempre una sportina o di quelle borsette di stoffa nella valigia, nel lavagaglio a mano oppure dentro la borsa, comoda e che sia a portata di mano, perché tante volte capita che sì, ti imbarcano la valigia, però c'è il rischio che voi nella valigia abbiate messo qualcosa che si possa rompere, come il PC, come dei caricabatterie. Quindi io alcune volte che mi è successo che me la fanno imbarcare, ho la sportina, tiro fuori il computer e mi porto il computer e tutte le cose che si potrebbero rompere, magari avete una boccetta di un profumo di vetro, e me le porto a bordo, perché quando ti imbarcano la valigia le prendono e te le lanciano, le fanno fare il giro di 360 gradi e non sapete bene in che condizioni vi torna. Altra cosa fondamentale per rilassarsi, io in aeroporto compro quasi sempre una rivista che mi piace, che se non so cosa fare, se magari non ho da lavorare, sono stufa di guardare le foto su Instagram che sono sempre le stesse, non è uscito nulla di nuovo, guardo, io in aereo voglio proprio rilassarmi, cioè quando viaggio voglio più rilassarmi, voglio vedere cose frivole, quindi Instagram e riviste di moda o riviste di arredamento, e quindi mi compro sempre una rivista che leggo mentre sto aspettando oppure mi porto direttamente in aereo, perché le uniche riviste che ci sono in aereo sono le pubblicità delle cose che vendono nell'aereo, quindi vari profumi, vari gadget, quindi una rivista secondo me compratela perché vi fa passare il tempo e vi fa anche rilassare se avete proprio paura dell'aereo. Altro consiglio, ma non per importanza, che vale sia per chi come me è miope e quindi porta gli occhiali, sia anche per chi non porta niente, in aereo a me si seccano tantissimo gli occhi, quindi io ho sempre a portata le gocce di collirio, maggiormente se portate le lenti a contatto portatevi sempre delle goccine di collirio, quelle piccole usa e getta, perché con le lenti almeno a me si seccano molto di più e rischio di letteralmente che mi cadano dall'occhio, però anche se non avete problemi di vista, delle goccine di collirio aiutano per evitare di viaggiare male con magari l'occhio secco, l'occhio arrossato, insomma secondo me è una cosa che bisognerebbe sempre avere oltre alla mucchina. Ragazze, quindi questi sono i 10 consigli che ho messo assieme, sono tutte le cose che io faccio da quando ho iniziato a viaggiare più spesso nell'ultimo anno e mezzo. Io spero che questo video vi sia stato utile, se è così mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete un pollice in su, vi aspetto sulla mia pagina Instagram, io vi mando un abbraccio, un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!